Allora, in questo video volevo farvi vedere tutte le cose, le creme che io sto usando in questo periodo perché, allora, se mi seguite su Instagram avrete visto che qui in Ohio fa davvero tanto freddo, le temperature da quando sono qui sono arrivate a meno 13, ma credo che dovrebbero abbassarsi ancora di più, quindi vi lascio immaginare. Ho dovuto trovare, sono dovuta andare a cercare, a provare, a testare delle creme che fossero particolarmente idratanti per la pelle, perché insomma quello che il freddo può fare alla pelle, diciamo che di peggio ci sono i raggi del sole quando appunto non usiamo la protezione solare, però diciamo che il freddo fa davvero dei grossi danni alla pelle. Quindi ho messo insieme le diverse creme che amo usare, che vi consiglio perché le ho testate con queste temperature e devo dire che sono ottime e che mi aiutano veramente a mantenere una buona pelle, idratata soprattutto. Allora, cominciamo da cosa? Allora, cominciamo da questa, l'avrete vista sicuramente, l'ho fatta vedere ultimamente su Instagram ed è di Cetaphil, credo che la chiamino qui, comunque Cetaphil. E si chiama Healthy Glow Daily Cream, protezione per 48 ore. Infatti, non ho bisogno, insomma, ogni tanto mi lavo pure la faccia, quindi per 48 ore non ne ho bisogno, non ho bisogno che mi protegga la faccia, però devo dire che fa un ottimo lavoro, è anche molto leggera, quindi va benissimo anche sotto il make-up. Una crema che è un po' più ricca, quindi io personalmente la uso quando so che non mi devo truccare, però ugualmente devo uscire e combattere le basse temperature. Questa è Olay e si chiama, è della linea Regenerist e si chiama Ultra Rich, che è meglio. Si chiama Ultra Rich ed è decisamente. Quell'altra, quella di Cetaphil, sembra più, è quasi un gel, però è molto idratante. Questa invece è sicuramente molto più densa, questa di Olay. Vi faccio vedere, vabbè, vi faccio vedere anche quella, vabbè, che comunque non si vede moltissimo, no? Sono tutte bianche, quindi è difficile notare la differenza. E questa è una buonissima profumazione. Questa invece, l'altra invece è fragrance free. Contorno occhi importantissimo. Io continuo a usare la mia vellutata occhi perché appunto riesce a darmi il nutrimento e l'idratazione di cui ho bisogno anche nel periodo invernale. Di sera continuo a usare sempre la vellutata viso e collo perché nutre la mia pelle ma non la appesantisce. Quindi questa mi piace moltissimo anche per, insomma, per tutte le cose che contiene al suo interno e comunque io la suggerisco sempre come una crema da usare la sera prima di andare a dormire. Una cosa che ci tenevo a dire, queste qui che vi ho fatto vedere non hanno la protezione solare. Adesso io vi dico una cosa, oggi è una giornata, oggi c'è sole, io di solito preferisco registrare sempre con la luce naturale, non mi piace moltissimo la luce artificiale, infatti ho pochissime luci, quasi niente praticamente. In questo momento sto usando appunto la luce della finestra, per questo mi sono fatta costruire questa scrivania proprio di fronte alla finestra. Il sole appare raramente durante il periodo invernale, è sempre nuvoloso. Io credo che Cleveland, ho letto l'altro giorno che è al quinto posto per città, beh, come città più nuvolosa, quindi non so quali siano le altre quattro, ma insomma. Allora, devo dire che io comunque ho iniziato ad apprezzare di più quando vedo il sole. Comunque non sono una che, sapete, ama da impazzire il sole, però devo dire che quando non lo vedi per tanti giorni, quando arriva è veramente una festa. Infatti io di solito non esco fuori, devo fare le foto. Infatti sono appena rientrata, sono andata con Brian qui dietro nel boschetto a fare le foto perché mi entusiasmo.
Quindi diciamo che, e poi di solito con queste temperature vado praticamente da casa in macchina, in negozio, al supermercato, e quindi non applico la protezione solare. Lo ripeto, nuvoloso, non vado in giro, non faccio la passeggiata con queste temperature, però assolutamente, se anche perché ricordiamoci che la neve riflette il sole, quindi bisogna stare estremamente attenti, perché la neve qui non manca. Quindi, appunto, se andate in montagna, se andate a sciare, se andate, ricordatevi sempre di... Non so come... Sono aperte le piste di sci? Ogni volta è un punto interrogativo. Vabbè, non fatemi entrare in questo discorso. Ricordatevi sempre che il sole colpisce tantissimo. I raggi del sole in montagna, non solo perché ovviamente siamo più vicini, non ci innalziamo verso il sole, ma anche perché appunto riflette contro la neve, quindi sono estremamente forti, quindi occupatevi della vostra pelle, del viso ovviamente, perché tutto il resto uno insomma credo che sia abbastanza coperto, però ricordiamoci di proteggere la pelle anche se siamo appunto in montagna, se nevica, c'è il sole, ricordiamoci appunto queste cose. Continuiamo con. Questa che devo dire mi piace davvero tanto, è una crema spray, l'ho ricevuta qualche giorno fa da Diego Dalla Palma, sono usciti con questa linea, si chiama Hydration Passion, ho provato la crema per il contorno occhi, devo dire che non mi fa impazzire tantissimo, probabilmente la userò, la conserverò per il periodo estivo, quando magari voglio una cosa sì idratante ma un po' più leggera. Questo invece è uno spray, però aspettate, come posso descriverlo? È come se fosse una crema spray, quindi non è il solito spray, come si chiama, Mario Badescu, che ha gli non ce l'ho qui. Aspettate che lo cerco, nel mentre vi parlo. Mario Badescu che ha questi spray, o quello Evian, no, per idratare la pelle, e li ho sempre trovati, sì, buoni, però li preferisco nel periodo estivo, e a me piace molto spruzzare, usare uno spray quando ad esempio sono in aereo, sappiamo che la pelle si secca in particolar modo. Questo, allora, innanzitutto la profumazione, ragazze, la profumazione è buonissima, buonissima, e poi si spruzza direttamente sul viso durante il giorno. Io l'ho spruzzata anche sopra il make-up, non è un fissatore, quindi non esagerate che poi insomma vi cola tutto, però fa un ottimo lavoro anche quando sono a casa, durante il giorno, quando proprio voglio, sento che la mia pelle magari inizia a tirare, però non voglio applicare la crema, quindi spruzzo questa è davvero molto buona. Ah, ecco, Diego Dalla Palma la definisce un tonico in crema idratante, sempre appunto, no, spray. Parliamo di labbra, due prodotti. Il mio Wonder Lips lo uso durante il giorno, perché? Perché mi piace, perché lascia le labbra lucide, quindi no, dà questo effetto volumizzante istantaneo, proprio perché visivamente dona questo effetto gloss sulle labbra ed è molto idratante. Di sera, in questo periodo, io applico il Nuxe, il Rêve de Miel di Nuxe, uno proprio abbastanza spesso la sera, e lo lascio tutta la notte. Devo dire che le labbra non ho avuto alcun problema. Sapete che questo è il periodo in cui labbra secche, screpolate, e quindi assolutamente sì, io che trovo che questi due in coppia siano perfetti. Continuiamo con... Non voglio dimenticare, perché è un casino qui, ragazzi, prodotti di cui devo parlare. Continuiamo con i piedi. Ragazze, allora, io ho dei piedi che sia d'estate, d'inverno non ne parliamo, io devo stare veramente
molto attenta, devo sempre applicare delle creme molto nutrienti, di quelle proprio, no, di solito uso queste, uso i calzini per far penetrare bene la crema. Ci sono delle maschere, questa è la maschera per le mani, non ho quella per i piedi, ma c'è anche quella per i piedi che mi piace molto e ve la consiglio assolutamente in questo periodo se riuscite a trovarla, è di Aveeno. Però la crema per i piedi io credo di averla trovata questa su Amazon, ed è questa qui, è O'Keeffe's, veramente fa miracoli sui miei piedi, incredibilmente densa, proprio un balsamo di quelli proprio spessi, però è davvero ottima, uno dei pochi prodotti che funziona sui miei piedi che hanno sempre bisogno di tantissime attenzioni, soprattutto in questo periodo. E poi appunto tutti questi sapete, i calzini con il tallone, cosa c'è, aloe o qualche cosa comunque che aiutano, io ce li ho tutti sempre, insomma, ve l'ho detto, devo stare molto attenta. La maschera che vi stavo facendo vedere è ottima, non ho quella per i piedi perché l'ho finita, però sono ottime le mani, un'altra parte del corpo continuamente esposta, quindi dobbiamo assolutamente prendercene cura. Queste maschere sono ottime, 10 minuti, di solito capita anche che magari metta i guanti di gomma se devo fare qualche cosa, e comunque si fissano bene sul polso. E sul resto del corpo e sulle mani io uso la mia Body Lovers perché è molto idratante. Se l'avete usata l'avrete visto, è una crema che devi anche massaggiarla un po' di più proprio perché è estremamente idratante e nutriente, quindi perfetta per questo periodo, e io la uso anche per le mani prima di uscire, ma anche durante il giorno. Questa la usa anche Brian, e sì, appunto, avendo il flacone è anche comodo, ne ho diverse sparse per casa. Continuiamo con i capelli. Questa, anche questa è Diego Della Palma, ed è la maschera per i capelli Keraplex. Credo che, insomma, abbia più o meno le stesse funzioni. Come si chiama? Olaplex, quella dove la vendono, da Sephora. Questa ricostruisce e ripara i capelli danneggiati e sfibrati, arricchito con micro cheratina. Quindi, non è dedicato, non è proprio il target, non sono i capelli secchi, ma credo che la funzione sia assolutamente fantastica per i capelli che sono un po' più secchi durante il periodo invernale, perché è estremamente nutriente e lascia i capelli morbidissimi. Come si applica? Come una maschera, quindi faccio lo shampoo e poi, mentre di solito faccio lo scrub, mentre faccio il body lover scrub, metto la maschera, alzo i capelli qui sulla testa con una pinza e poi le lascio in posa per qualche minuto, poi risciacquo il corpo e risciacquo anche i capelli. Ottima, davvero un ottimo lavoro, e l'ho iniziato a usare proprio nel periodo invernale. Ultimo prodotto, maschera. È veramente, non è sempre facile trovare una maschera che sia una maschera idratante, più che idratante proprio nutriente, una di quelle, anzi fatemelo sapere se avete in mente, vi viene in mente una maschera particolarmente burrosa, perché se ci pensate si trovano tantissime maschere, di solito appunto sono, no, con tantissime proprietà, antirughe, antietà, contro la pelle grassa, brufoli, punti neri, pori dilatati, maschera illuminante, ma cioè, ragazze, potrei continuare all'infinito. E
Stavo guardando che tutte le mie maschere comunque sono così. E infatti dovrò andare alla ricerca di una maschera veramente il cui unico scopo è quella di nutrire in profondità la pelle. In questo periodo, come sempre, comunque, io faccio la mia maschera al collagene viso e collo, perché comunque poi lasciano questo siero, questa maschera è estremamente impregnata, quindi quando la togliete, mi raccomando, passatela sul collo, passatela sul petto, passatela sul dorso delle mani, ed è proprio no, quell'extra, è come se fosse un siero. Poi ovviamente continuo con la crema da notte. E credo di avervi detto tutto, penso proprio di sì, quindi spero davvero che questi consigli vi siano piaciuti di nuovo. Avendo provato tanti, tanti prodotti in questo periodo, cercando appunto di proteggere al meglio la mia pelle. Questi sono i prodotti che ho provato e che mi sono piaciuti. Come al solito, se avete qualche prodotto da suggerirmi, soprattutto per ciò che riguarda le maschere, sono tutta orecchi, quindi lasciatemi un commento, lasciateci un commento, sicuramente servirà a me, ma servirà anche a tutte le ragazze e ragazzi che stanno guardando questo video. Grazie mille, un bacio, ciao!